L'apertura di un sentiero, di una strada o di una via di montagna è guidata da significati di tipo politico, economico, religioso, sportivo e tanti altri ancora. Questo film documentario vuole rappresentare il senso e le difficoltà dell'apertura di un nuovo sentiero, il moderno. Il Laboratorio sul Moderno è un'associazione culturale di Trento fondata 5 anni fa da alcuni studenti universitari, allo scopo di rilanciare l'ideale moderno della messa in discussione delle cose e in particolare dei pregiudizi della società contemporanea e sulla possibilità di migliorarla. Per questo si organizzano seminari, cineforum, ricerche sociali e da 4 anni viene pubblicata la rivista Foglie d'Arte, che studia il rapporto tra arte e società. L'associazione, infine, in quanto laboratorio artistico e creativo, per far toccare alle persone la possibilità del cambiamento, realizza feste. Il 2004 è l'anno della montagna. Trento ne è stata eletta capitale. Si è pensato di parteciparvi e alle 6 del mattino del 1° maggio siamo partiti da Trento alla volta di Spormaggiore. Spormaggiore è un comune che si affaccia sulla Val di Non, ad un'altitudine di 550 metri, di fronte alle propaggini nord-orientali del gruppo di Brenta. Ospita un'area faunistica dove vivono alcuni esemplari di orso bruno in cattività. Vi abitano poco più di 1000 persone. Eppure, la locale società alpinistica conta circa 200 soci, segno di grande importanza della montagna nella vita della comunità. Da sempre, la società degli alpinisti tridentini, affianca al lavoro di ricerca sulla montagna e le sue forme di vita, ha un concreto intervento attraverso l'apertura e la cura dei sentieri, l'organizzazione di escursioni, fino alle più forti prese di posizioni politiche. Ed ecco la collaborazione della SA di Spormaggiore che affronteremo la nostra spedizione. Negli ultimi giorni il tempo è stato pessimo e anche oggi non promette niente di buono. Alcuni hanno rinunciato proprio per questo motivo, altri perché ritengono che la montagna vada vissuta individualmente o perché ci sono cose più importanti da fare. Il progetto inevitabilmente ne risente. Oltre all'attrezzatura per la salita, al mangiare e al bere, porteremo con noi un generatore, un impianto di amplificazione, un mixer, un faro, un videoproiettore, un videoregistratore con filmati di montagna, un computer portatile, una chitarra, un basso elettrico e 2 microfoni, libri di poesie e leggende del Brenta, una tela, pennelli e colori. Per le cose più pesanti, con 2 bob, 2 amache e 4 pali, attrezziamo 2 lettighe, a cui ci alterneremo durante la salita. We'll be right back.
adesso andava su, è andato uno in cima. Defezioni, cioè che partiamo il... Questo dico. Hanno tolto la neve dalla strada, no, qua? No, non ce l'ho più praticamente. Ah, si è sciolta? Si è sciolta con quest'acqua che ha fatto... Oh, bene. Siamo rimasti in 37, nella maggior parte dei casi non esperti di montagna e nemmeno adeguatamente attrezzati. E comunque la difficoltà più grande non sarà fisica o alpinistica, ma culturale. E anche da questo punto di vista siamo ancora molto impreparati. Rimane l'esigenza di tentare, perché ormai è maggio e presto si scioglierà la neve. Il passaggio dell'uomo in montagna per secoli è stato scarsamente significativo. Tutto è cambiato nell'arco di circa 150 anni. Le vie aperte, da quelle in alta quota a quelle pedemontane, si possono pensare come scandite da grandi tappe. Le ripercorreremo pensando al Brenta e al peso che su queste vie ha avuto la città. Siamo convinti che il futuro della montagna dipenda dal rapporto con la città e immaginare un nuovo rapporto tra città e montagna è lo scopo della nostra spedizione.
Paura e indifferenza verso la montagna regnarono per secoli nelle menti di città. La religione collocava nei monti eremi, demoni e streghe. Gli stessi abitanti dei luoghi alpini avevano con la montagna un rapporto prevalentemente utilitaristico. Le vie aperte collegavano una comunità all'altra, portavano nei boschi per la legna, agli alpeggi per i pascoli o inseguivano i camosci per la caccia. Alla fine del Settecento il Brenta in gran parte rimaneva sconosciuto e dei suoi ghiacciai c'era chi scriveva «Im End der Welt», «La fine del mondo». Con l'illuminismo e la voglia di conoscenza scientifica, la montagna diventa un territorio di interesse anche per la città. Per il Brenta si dovrà aspettare la seconda metà dell'Ottocento e l'Alpine Club, un'elite di borghesi aristocratici inglesi in fuga dalle città della grande industrializzazione, alla ricerca della sacralità della natura, della sua conoscenza, della libertà e dell'eroismo individuali. Furono queste le motivazioni che aprirono in montagna la via dell'alpinismo, cui presto si affiancarono anche quelle del semplice svago. Le difficoltà incontrate erano quelle tipiche delle esplorazioni in luoghi sconosciuti, e in questo caso alpini. Dal rapporto con gli abitanti del luogo all'invenzione delle tecniche di arrampicata. John Ball, Leslie Stephen, Francis Fox Tuckett sono solo alcuni dei nomi di questi pionieri, cui si deve anche l'aver aperto la via del turismo, che presto diventerà la principale risorsa economica per gli abitanti di queste zone. Quali tracce del passaggio dell'uomo ricordiamo il primo albergo Madonna di Campiglio, lo stabilimento alpino, dove nel 1872 venne fondata la SAT. Con il nazionalismo, che sulle Alpi arriverà a fine Ottocento, ha inizio la seconda fase del rapporto tra città e montagna. Per il Brenta, la città di riferimento sarà Vienna, potenza da affermare per gli alpinisti tedeschi, da cui liberarsi per quegli italiani. Le nuove vie parlano di supremazia, forza e coraggio di uno Stato e dei suoi uomini. Al romanticismo e alla pura conoscenza subentra la politica. Le difficoltà da affrontare sono solo un preludio a ben più gravi difficoltà e rischi di lì a venire. Sul Brenta lasciano una chiara traccia di questo periodo la sfida per i nomi delle cime ancora inviolate, ma soprattutto la gara alla costruzione dei rifugi, in particolare la contesa per il rifugio alla Bocca di Brenta, o i vicini Tucket e Sella, ai tempi uno tedesco e l'altro italiano. Più a valle, se da un lato aumenta il numero dei turisti e delle strutture ad essi dedicate, dall'altro si va aprendo una via che non sale, ma scende, quella dell'emigrazione verso la città. Spinta dalla motivazione che la conquista dei territori alpini fosse strategica per lo svolgimento dei combattimenti, la strada aperta con la Prima Guerra Mondiale avrà significati ben più rilevanti e le sue tracce, fisiche e culturali, rimangono indelebili ancora oggi. La cultura alpinistica precedente venne riconvertita a scopi bellici, compresa la neonata pratica dello sci, e tutto cambiò così radicalmente da considerare cannoni, granate e dinamite normali strumenti alpinistici. Per anni centinaia di migliaia di uomini combatterono e cercarono di sopravvivere in alta quota, esposti al fuoco nemico, alle slavine, costretti al trasporto di materiali bellici e alla costruzione del fronte.
Per lo più non erano alpinisti, ma realizzarono imprese mai tentate e nemmeno immaginate fino ad allora. La montagna, prima sostanzialmente vuota di tracce umane, venne riempita di chiodi, scale, osservatori, baracche, fortini, trincee, sentieri, mulattiere, funivie, teleferiche, gallerie e strade. Della Grande Guerra, il Brenta, dove non si svolsero combattimenti, subì solo il contraccolpo culturale che si manifesterà negli anni successivi. Un'utenza di massa, la montagna anche d'inverno e un territorio alpino sul quale intervenire estesamente e con mezzi pesanti. Dopo la guerra e fino agli anni 50, l'alpinismo si trasformerà al punto da diventare un semplice sport, privo del suo lato romantico e politico. Le nuove vie aperte, direttissima goccia, prime invernali, pareti nord, ripetizioni, eccetera, ci parleranno di talento, coraggio e anche di una via di fuga dalla noia e dalle frustrazioni della vita in città. L'alpinismo, ormai codificato, si insegna nelle scuole di roccia e anche i materiali e le attrezzature si stanno evolvendo. Le principali difficoltà hanno perciò a che fare con i gradi. Sono questi gli anni della cosiddetta Battaglia del Sesto. È di Trento il più glorioso e celebrato protagonista del periodo, Bruno de Tassis. Intanto, se in inverno si va diffondendo lo sci alpinismo, il ritorno sui campi di battaglia, caro al fascismo e agli ex combattenti, contribuirà a fare della montagna uno dei luoghi simboli del ventennio e ad affermare una nuova e imponente figura, l'escursionista. Per questo nuovo e vasto pubblico di amanti della montagna, ma non necessariamente alpinisti, grazie alla naturale conformazione delle pareti, alla dinamite e a un grande lavoro di attrezzatura e manutenzione, si impone una nuova via, la ferrata. Nel 1932, con il sentiero dell'ideale, si aprono sul Brenta le bocchette. Sono infine degli anni 50 gli imponenti lavori per la centrale idroelettrica di Santa Massenza, a testimoniare che la cultura della montagna propria della Prima Guerra Mondiale si è imposta definitivamente anche in Brenta. Con il boom turistico e con l'affermazione dello sci, a partire dagli anni 60 e ancora oggi, in montagna si sono aperte vie che hanno portato a punti estremi e conseguenze paradossali. Ancora una volta decisivo è il ruolo svolto dalla città. Il passaggio dell'uomo è tracciato con grande evidenza dalle strutture che hanno accompagnato lo sci. Funivie, seggiovie, ski lift, piste, discoteche, nightclub, negozi, case, seconde case, alberghi, villaggi turistici, strade e parcheggi. Le ragioni economiche, spesso speculative, si affiancarono alla convinzione di assecondare i desideri del pubblico di città e contemporaneamente valorizzare la montagna. Da allora, a seguito di forti reazioni e ripensamenti, è come se ci si trovasse a un bivio di fronte al quale si fatica a proseguire. Emerge la consapevolezza di non potersi permettere altri errori, perché territorio e turismo non sono risorse infinite. La difficoltà a proseguire è data dall'inconciliabilità delle culture in gioco e molto dipende dalla loro visione della città. Da una parte si intravede la via che porta al Brenta come periferia urbana, con gli spit e l'arrampicata sportiva, gli sponsor, i rifugi che si trasformano in alberghi, le processioni e le code delle ferrate e le autostrade, le ultime mode e tutto il resto. Dall'altra, la via che porta al Brenta come riserva da proteggere dall'invasione urbana, con l'arrampicata libera, i parchi naturali, la wilderness, i musei di montagna, la riscoperta delle tradizioni alpine e i freni ad ogni nuova costruzione. Iperventilazione attivatissima, tachicardia ancora non presente, sudorazione abbondante. Noi, a fatica, proseguiamo, spinti da una canzone. Hey,
È nel documento Brenta da salvare, scritto nel 1967 da Sat, Susat e Sosat, che troviamo il principio per una nuova via. Solo se la nostra coscienza morale e civile saprà tenere il passo con le possibilità che la tecnica oggi offre di mutare e sconvolgere l'equilibrio della natura, solo se la nostra responsabilità ci suggerirà di abbandonare il vecchio concetto di sfruttamento integrale delle risorse per sostituirlo invece con uno sforzo costante atto ad impedirne l'esaurimento, solo allora riusciremo a preparare per la nostra terra un futuro di sviluppo veramente moderno. Imparare dal passato. Rendere equilibrato il rapporto tra tecnologia e ambiente e immaginare il moderno, la nuova direzione. Sono queste oggi le difficoltà più grandi. Di certo non siamo in grado di descrivere compiutamente questo nuovo percorso, ma cercheremo attraverso l'arte di rappresentarlo o almeno di segnarne i punti di partenza. Modernità sulla neve, quindi, dove la neve è un territorio ancora vivo, non abbandonato né distrutto dal passaggio dell'uomo. Moderno sarà prendersi cura dell'ambiente, rispettarlo e garantirlo per chi verrà. L'ambiente innanzitutto sarà la malga. Alcuni di noi manterranno acceso il fuoco e scioglieranno la neve per l'acqua. A ognuno il compito di tenerla pulita e confortevole. Modernità. Saranno grandi visioni che sappiano orientare i piccoli passi, rimanendo leggere. Per fare questo si tratta di sottoporle continuamente a critica, perché l'uomo deve essere consentito di vivere il territorio ma senza lasciare tracce violente e mettendosi continuamente in discussione. Modernità diventa per noi una grande scritta, sulla neve appunto, lunga quanto la vallata di Magaspora, leggibile solo dall'alto e della durata di una stagione, da riproporsi al limite la stagione successiva. Decidiamo il tipo e la dimensione delle lettere, studiamo le geometrie per rispettare dimensioni e direzione. Poi cominciamo a camminare, avendo i passi come unità di misura. Al superamento delle paure fondate sui pregiudizi è dedicata la danza nel bosco. Da sempre il bosco è simbolo di pericolo, luogo malfamato da cui tenersi alla larga, avvolto da grida e ombre. Ma a chi vi si addentra, accompagnato o attratto da forze superiori alle paure, si rivela diverso dal quotidiano ma non meno ricco e generoso. E al ritorno non più paura, ma conoscenza. A notte, lungo il sentiero che dalla malga porta al bosco, un faro illuminerà le persone, ferme, paralizzate dalla paura delle proprie ombre. Poi, richiamati da voci e luci provenienti dal bosco e accompagnati da altri più consapevoli, tutti ci si incammineranno. A fine sentiero le luci diventeranno corpi danzanti e guideranno piccoli gruppi a conoscere il bosco, per poi portarli attorno al fuoco che darà luce, calore e nutrimento a chi ha avuto il coraggio di sfidare il pregiudizio. Ora bisogna preparare il terreno per il fuoco, battere la neve per la danza e lungo il sentiero che porta al bosco piantare dei paletti con luci che verranno accese a illuminare il ritorno. Tornati dal bosco avrà inizio il concerto, musica nata in città, ma ripensata per essere ballata sulla neve, immersi nelle testimonianze di imprese del passato. Vogliamo tentare la via del canto e del ballo sulla neve, sentendoci vicini a chi ha provato ad aprire vie in altri periodi, in altri modi e con altri significati, ma sempre inseguendo nuove e migliori possibilità per l'uomo. Lo spazio per ballare sarà delimitato dalle immagini di grandi spedizioni alpinistiche, che usciranno da un videoproiettore posto sul tetto della malga. Adesso si tratta di ricavare un palco adeguatamente attrezzato, stando attenti a non bagnare gli strumenti. Rientrati nella malga saranno la fantasia delle fiabe, delle leggende e delle poesie del Brent ad accompagnarci prima di dormire. Infine, come traccia del nostro passaggio, al rientro vorremmo rimanesse un quadro, a ringraziare chi ci ha ospitato e a testimoniare un modo diverso di percepire la montagna, valorizzandone aspetti in genere trascurati, a ribadire la necessità di una diversa prospettiva. A sera, i propositi e le fatiche del giorno si trasformeranno in festa.
Passiamo così dall'individuale conquista dell'inutile, dell'alpinismo delle origini, alla socialità da viversi in un contesto meraviglioso. Le ali del cielo ora si son posate, le cime dei monti vegliano su di noi, che siamo pure ombre luminose in cammino. Un unico filo le unisce, il sentiero, un'unica anima ci abita dentro, l'amore, e ogni paura e incertezza si perde, nella bianca coltre di neve, disegnata dal sole, scritta dal vento, cercata ovunque da sguardi entusiasti, e finalmente abbracciata. Scoprire che quassù una mano d'artista tutto contiene e nulla trattiene per sé. Ogni cosa è dono e immenso sforzo di trovare risposte perché della vita. Chi siamo? Pure ombre luminose in cammino, attente a non soffocare le bianche ali del cielo. Neve, ovunque neve, e la spora silenziosa rapisce il canto sottile del cuore.
Lasciamo Malgaspora e finisce il nostro tentativo di rappresentare in un giorno la storia delle vie e la nuova direzione da seguire in montagna. Problemi di varia natura ci hanno impedito di realizzare al meglio il nostro progetto. Tra questi, le tante rinunce che hanno ridimensionato la danza nel bosco, il concerto sulla neve e la cura della malga, le condizioni del tempo la mattina del 2 maggio, che ci hanno impedito di fotografare la grande scritta Modernità sulla neve. Le poche attrezzature che di fatto hanno annullato le riprese notturne, ma soprattutto gli errori dovuti alla non sufficiente preparazione culturale. Volevamo principalmente testimoniare l'esistenza di una città diversa da come descritta fino ad oggi, fatta di persone che non hanno bisogno di fuggire o di colonizzare, ma che sanno relazionarsi sia con le comunità alpine che con il territorio, cercando di dare il meglio di se stesse, e anche da questo punto di vista non siamo riusciti fino in fondo. Tuttavia, anche se compiutamente realizzato, non è detto che il nostro progetto di moderno sarebbe da tutti condiviso. Rimane probabilmente lo spiraglio di un sentiero e spetterà la SAT e a chi vorrà partecipare decidere se sia il caso di proseguirlo o abbandonarlo. Rimane l'esigenza di tentare nuove strade per la montagna e si tratta di farlo al più presto, prima che si sciolga la neve.